Atterraggio di emergenza. Pilota della Turkish Airlines muore all'improvviso. Fate le vostre ricerche e capirete su cosa ci stanno mentendo. Regalatevi una pausa fra un social e l'altro e regalatevi uno dei libri sempre in pronta consegna. Il risveglio del 2019 e il secolare nuovo ordine del male del 2024. Link nella descrizione del video. Un volo di emergenza di Seattle atterra a New York dopo che il pilota muore in volo. Il volo della Turkish Airlines da Seattle a Istanbul ha effettuato un atterraggio di emergenza all'aeroporto internazionale JFK dopo che il suo capitano è collassato nella cabina di pilotaggio. L'incidente è avvenuto martedì sera 8 ottobre 2024 quando il capitano Hichem Pehlivan, 59 anni, ha avuto un'emergenza medica a metà volo. Nonostante i tentativi di prestare il primo soccorso, il pilota è stato dichiarato morto prima che l'aereo potesse effettuare uno scalo non programmato a New York City. Pehlivan, che era con la Turkish Airlines dal 2007, ha superato una visita medica a marzo senza segnalare alcun problema. Dopo il collasso del capitano, il copilota e l'equipaggio di volo hanno deciso rapidamente di dirottare l'Airbus 350 verso l'aeroporto più vicino e idoneo per facilitare un atterraggio di emergenza. La compagnia aerea ha confermato l'arrivo sicuro dell'aereo al JFK di New York, dove i passeggeri sono stati dirottati in Turchia. Lo scorso 16 agosto 2023 un altro pilota della LATAM, Ivan Andaur, 56 anni, è collassato ed è morto all'improvviso su un Boeing 787 Dreamliner in volo da Miami al Cile dopo che il capitano e il copilota sono stati costretti ad un atterraggio di emergenza. Ma vediamo un attimo le info del sistema. Se simuliamo il volo aereo su Google Maps, ci fornisce questa rotta. Ovvio che non è quella giusta, perché i voli, secondo Circle Map, ci danno questa rotta che passa in direzione del Polo Nord. Lo si vede anche dalla simulazione del volo interrotto dove si dirige verso l'aeroporto di New York. Perché? Voglio dire, perché non coincidono le mappe? Perché, come dice qualcuno, sarebbe pericoloso volare sopra distese di oceano? Assolutamente no, perché sopra le terre disabitate e gelide sarebbe ancora più pericoloso che ammarare. La risposta più semplice è perché siamo su una terra piana. Infatti, se tracciamo il percorso sulla mappa Gleason, ecco la risposta del volo diretto e con la distanza più breve. Infatti, in una delle mie prime trasvolate, dove ho volato fino a Cuba, mi chiedevo come mai abbiamo fatto lo scalo ad Halifax, in Canada. Ovvio, perché siamo su un piano col polo nord al centro. Informo che a disposizione c'è la bella playlist Aerei, dove vi spiego anche i voli Sydney, Buenos Aires e molto altro. Se siete curiosi, curiose e desiderosi di imparare come mente il sistema in auge. Un saluto!